Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Le parole di Conte: non sarebbe responsabile soffiare sul fuoco delle polemiche e sull'insofferenza e le difficoltà di parte della popolazione. Così il Premier Conte si rivolge alle opposizioni in un'intervista a Fanpage, quindi li sta accusando di nuovo di soffiare sul fuoco, ma lui forse non sa o non vuol capire e non vuol sapere che il ruolo dell'opposizione, proprio sancito dalla democrazia, è quello di fare e di contrastare il governo. Questo è il ruolo dell'opposizione, di cercare di verificare e contrastare ogni cosa che fa il governo per verificare appunto che l'operato sia corretto. Quindi non è un soffiare sul fuoco, ma è cercare di capire se le cose vanno bene o vanno male, che stanno andando male. E intanto Conte parla dei contanti, dice una transizione gentile. E quindi la transizione verso i pagamenti tutti con le carte e con una riduzione significativa del contante, l'emersione del sommerso deve essere dolce, dice, gentile, senza imposizioni o penalizzazioni per chi non vuole conformarsi all'uso della moneta digitale. Lo dice Conte aprendo la terza giornata degli Stati Generali dell'Economia ieri, con le confederazioni, il mondo del commercio e dell'artigianato. E poi aggiunge: non possiamo digitalizzare il paese se rimarrà consistente l'economia sommersa. E questo il vero problema, aggiunge, dice, non è solo un problema dei 100, 110, 120 miliardi che sono sottratti al circuito legale. Certo che un problema sono somme consistenti, ma è chiaro che se noi andiamo a modernizzare il paese per renderlo più avanzato, per farlo correre con la crescita del PIL, per non avere più una sofferenza congenita nella produttività e nel prodotto interno lordo, non potremo mai raggiungere questo risultato, perché potremmo digitalizzare quel che vogliamo, ma una grande percentuale dell'economia del paese rimarrà sottratta alla digitalizzazione. Il modo per raggiungerlo è un modo dolce, gentile. Non abbiamo mai pensato di imporre penalizzazioni a chi non si conforma a questa buona pratica dei pagamenti digitali. Ma io, per esempio, pago praticamente quasi tutto con il bancomat. Naturalmente, magari delle piccole spese, il caffè, quelle cose lì, si pagano in contanti, perché pagare col bancomat un caffè o un pacchetto di caramelle è un po', farebbe anche un po' arrabbiare gli esercenti che ci pagano anche le tasse sul bancomat. Comunque il problema dell'evasione fiscale in Italia è un problema che esiste da sempre. Certo, il nostro paese rispetto agli altri è più avanti, nel senso che ha più evasione fiscale degli altri paesi, però naturalmente è dato dal fatto anche che c'è una maggior tassazione, quindi maggior tassazione e maggior evasione fiscale. Poi manca anche una cultura della legalità in Italia, purtroppo. Voi lo sapete che il furbo, quello che fa il furbo, si sente una persona che è riuscita, ho fregato lo Stato, non ho pagato le tasse, quindi moralmente dice: no, ho fatto una brutta cosa. No, sono stato un gallo di Dio, perché in questo termine un po' paninaro degli anni Ottanta, il gallo di Dio. E così questo è il nostro paese. E intanto Conte parla anche che attualmente c'è un problema economico veramente, veramente, veramente grave. E quindi parla di uno shock senza precedenti e un'incertezza che peserà ancora, e molto probabilmente il punto più critico non è stato ancora raggiunto. E dice: l'Italia sta faticosamente uscendo da uno shock senza precedenti che ha comportato e sta comportando altissimi costi umani, social ed economici. Adesso bisogna però guardare al futuro. Lo dice nella terza giornata appunto degli Stati Generali dell'Economia, con le confederazioni, il mondo del commercio e dell'artigianato. Noi non possiamo passare e pensare di ripristinare la vecchia normalità. Dobbiamo assolutamente affermare una nuova normalità per il paese, dice.
tornando a un concetto che ha molto rimarcato dall'avvio dell'appuntamento a Villa Pamphili, una normalità che deve prevedere dei tassi di crescita economici e di sviluppo sostenibile sociale per il paese ben più elevati rispetto al passato. Come sapete, noi scontavamo delle difficoltà e se guardiamo al prodotto interno lordo e alla produttività, ci collocavamo sempre al di sotto della media europea negli ultimi anni. Siamo però consapevoli che gli effetti completi della crisi devono ancora dispiegarsi nella diagnosi e nelle valutazioni scambiate con autorevoli economisti sabato e anche con altre interlocuzioni che abbiamo avuto con le massime autorità economiche. È chiaro che l'incertezza c'è e peserà ancora. Quindi non è sufficiente sbloccare il lockdown, riaprire l'attività perché venga meno questa incertezza. Su questo è assolutamente ovvio, ma dobbiamo anche dire, precisare che cos'è la produttività. L'Italia come produttività è al di sotto della media europea. Ve lo spiego come in maniera molto semplice. La produttività in un supermercato, che cos'è? È il fatturato settimanale, mensile, annuale, diviso le ore lavorate. Se voi prendete il fatturato, 1 milione di euro in una settimana, diviso 400 ore lavorate, vi viene fuori un numero. Quella è la produttività. Un numero che deve essere confrontato con altre filiali dello stesso supermercato in altre zone d'Italia, altre filiali in altre zone d'Europa, oppure con la concorrenza, con altre aziende. Quella è la produttività. Fatturato diviso le ore lavorate. Io ricordo che quando lavoravo nei supermercati, ho lavorato nel gruppo GS quando avevo 20 anni come direttore di supermercato e poi ho lavorato alla Penny Market come direttore di area. Avevo 11-12 supermercati e il direttore vendita tedesco, mi ricordo si chiamava Gunther Modrey, personaggio, no? Da sbarco in Normandia e quel personaggio lì ogni sabato mi chiedeva la produttività di ogni filiale. Quindi io telefonavo ad ogni supermercato e gli dicevo: dimmi il fatturato e dimmi le ore lavorate. Io facevo la divisione e veniva un numero. Lui esigeva una produttività superiore al 1000, e quindi naturalmente nei supermercati dove entra molta gente è facile perché entra tanta gente, compra e quei dipendenti lì hanno un certo numero di ore, la produttività era alta. Ma in supermercati appena aperti, dove comunque ci vuole sempre un minimo di dipendenti, non puoi scendere sotto un minimo di dipendenti, ci vuole due alle casse, due che scaricano il camion, uno che mette le cose sugli scaffali, quindi ci voleva un minimo in un penny market di almeno 5 persone, perché poi questi poveracci erano costretti da quell'azienda a lavorare per lunghissimo tempo senza avere il cambio, no? Quindi lavoravano come 10 ore, 12 ore al giorno se non di più. E quindi nei supermercati aperti da poco, naturalmente io avevo produttività 500 perché entrava poca gente, lì c'erano i dipendenti con le loro 40 ore alla settimana moltiplicate per 5, 6, 7 dipendenti che erano, c'era un certo monte ore. Quindi quel fatturato diviso quelle ore davano una produttività di 500. E questo non andava bene al direttore vendite tedesco. Questo era per spiegarvi in poche parole che cos'è la produttività. Quando sentite parlare della produttività del paese bassa, la produttività è quello. La potete calcolare per un negozio, la potete calcolare per un'azienda, un'impresa. Naturalmente il numero in sé non dice niente, vi viene fuori un numero 420, diciamo, vabbè. Quella va confrontata con altri numeri, con la produttività del mese passato, con la produttività dell'anno passato, con la produttività di altre imprese, perché il numero in sé in realtà non dà nessun significato, capite? Il numero in sé. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio, vi auguro buon proseguimento di giornata, arrivederci.